fare questo PUC è stato fondamentale per noi e per l'utenza che viene all'ufficio tecnico e che comunque tutti i giorni c'è una presenza nell'ufficio, quindi è stato veramente di fondamentale importanza. Il nostro Valeriano è qui tutti i giorni. Lui era già qui negli uffici come volontario, sempre all'ufficio tecnico, di supporto anche all'ufficio demografici per la questione della sistemazione del cimitero, di supporto anche a me all'ufficio area servizi ai cittadini. C'è stata la zona, la famosa zona rossa, noi che eravamo non ospedaletto ma altri comuni limitrofi, ero presente a ricevere anche le telefonate dicendo che il tal funzionario non c'era perché era impossibilitato a raggiungere il comune. Io come i miei colleghi siamo rimasti bloccati nella zona rossa, quindi non potevamo raggiungere il nostro posto di lavoro e mi ricordo perfettamente che l'unico presente qui era Valeriano. Eravamo solo io e il sindaco di ospedaletto, gli altri erano da fuori paese. Il comune andava avanti lo stesso, nonostante la pandemia. Poi una cosa strana, perché effettivamente l'utenza non dà confidenza subito. Invece con Valeriano vuoi perché è di ospedaletto, vuoi perché comunque ti dà, secondo me, fiducia. E l'utenza si è sempre, diciamo, confrontata con Valeriano, non è entrata nell'ufficio chiedendo di una di noi, che siamo qui da 30 anni. Mi auguro che come Valeriano ci siano altri cittadini di ospedaletto che vedano nei PUC una cosa positiva e poi comunque sono veramente secondo me, un bagaglio importante anche per loro, sicuramente. Consiglierei a tutti i cittadini di provare questa esperienza di volontariato e aiuto alla cittadinanza.